Vi voglio raccontare la storia di un artista formidabile, uno scultore situato all'inizio del mondo, un artista che non badava al suo tempo agli usi, ai gusti o peggio alle mode, che se ne infischiava delle tendenze culturali, di ciò che va per la maggiore, un artista che non guardava, come dire, allo stato dell'arte in quel tempo. Un artista che non era nemmeno poi così interessato al progresso, intendo il progresso dell'arte, e non per conservatorismo o peggio snobismo, semplicemente perché lui era fuori del suo tempo, anzi fuori del tempo, meglio ancora, prima del tempo, era uno scultore primordiale. E questo lo si evince in tutta evidenza a partire dal soggetto della sua scultura, l'uomo, nient'altro che uomo, puro uomo, non generale a cavallo, o dittatore in divisa, o eroe, o atleta, no, uomo, senza abito, senza orpello, una lunga silhouette indistinta che cammina all'orizzonte, tanto scarna, tanto priva del superfluo, da apparire mineralizzata. Questo scultore, così asciutto, essenziale, in verità la sua scultura è ancestrale. Questo scultore si chiamava Alberto Giacometti. Alberto Giacometti non amava la grande scultura, monumentale, monolitica, la giudicava falsa. E allora scolpiva, manipolava, intagliava con le sue mani direttamente e a tal punto che gli bastava spesso un ultimo colpo di stecca per far scomparire tutto. E allora riniziava da capo. E questo sovente, spessissimo, tanto che gli amici che andavano a trovarlo in studio riuscivano a salvare da questa scarnificazione una testina, un busto di donna, un corpo appeso. Pura anima, puro pensiero. Ecco, Giacometti. Giacometti è stato l'artista, lo scultore, che più di ogni altro è riuscito, forse l'unico, a scolpire il pensiero, l'essenza più intima, più propria dell'essere umano. Lui lasciava fare queste simpatiche ruberie, ne guardava con molta benevolenza. Però ricominciava a lavorare e scolpiva e scavava e cercava fino allo smembramento, ogni volta e poi da capo. Tanto che durante una inaugurazione famosissima che si tenne negli Stati Uniti a New York nel 1948, la Seconda Guerra Mondiale era conclusa da poco, e lui arriva in America un po' da pioniere per certi versi e candidamente confessò in quell'occasione che da 15 anni non esponeva. Ma cosa avrebbe mai potuto esporre quell'artista? L'anima? La ricerca dell'assoluto? Quando poi gli fu detto che forse con tutta probabilità lui era tra i più grandi scultori dell'umanità. E allora incominciò ad esporre. In verità per guadagnarsi il pane. Perché a quelle parole non ci credette mai, nemmeno un po'. Stupendo poi di Giacometti è il gesto, il suo scolpire, gestuale appunto, manipolativo, tattile. Giacometti è un uomo con le mani in pasta, è questo che lo rende anche così suggestivo. Lavoratore ostinato, vitalissimo, mai avrebbe sopportato le resistenze della pietra, che avrebbero ostacolato il suo movimento. E così si scelse una materia senza peso, la più docile, la più deperibile, la più spirituale, la creta e il gesso. Mai nella storia dell'arte materia fu meno eterna, più fragile, più simile ad essere umana. Quelle figure filiformi, piegate ad umana fatica, piegate a fendere il destino,
il destino di uomini sulla terra. Quegli uomini filiformi, quegli uomini siamo noi.